a caccia dell'estate. Oggi siamo ad Amantea, la città delle chiese e del Buccunotto. Siamo davanti alla chiesa convento di San Bernardino da Siena e siamo in compagnia dell'architetto Sergio Ruggero, architetto per professione e scrittore per passione. Tanti romanzi storici dedicati alla Calabria e soprattutto tanti riconoscimenti. L'ultima fatica letteraria, architetto, è L'urlo della libertà. Ci racconti un po' qualcosa? È un romanzo ambientato tra Amantea, Cosenza e Rende. Diciamo in un periodo storico molto turbolento, che è quello della, diciamo, il periodo aragonese della dominazione della Calabria aragonese, e si chiama L'urlo della libertà perché diciamo vuole celebrare, in qualche modo raccontare uno dei momenti più importanti della lunga storia libertaria di Amantea, che fu città demaniale sin dall'arrivo dei normanni fino alla eversione della feudalità in epoca napoleonica. Sergio Ruggero, abbiamo detto che è scrittore ma è anche architetto, e siamo qua nella chiesa convento di San Bernardino da Siena. Andiamo a visitarla insieme. Sì. Siamo all'interno della chiesa convento di San Bernardino da Siena. Architetto, ce la descriva un po' per i nostri telespettatori. Questo è un edificio molto importante, è stato costruito a partire dal 1436, anno in cui una bolla papale ne consentì, diciamo, l'acquisizione di un precedente edificio conventuale francescano. Si chiama di San Bernardino perché il santo, il fondatore di quest'ordine, fu Bernardino da Siena. Questa è una costruzione molto importante perché segnala un tipo di architettura, vedete, con gli archi ogivali, che è tipica di un'architettura portata dai francesi all'inizio del XII secolo, i cistercensi, così chiamati perché venivano da Cistercio. Oltretutto contiene alcuni fatti storici, alcuni episodi artistici molto importanti, come questa statua che è del Gaggini, che rappresenta Francesco d'Assisi, che è il padre della famiglia dei francescani dei minori. Amantea c'è una letteratura che parla di un culto del Dio Sole, che il culto del Dio Sole di origine orientale ebbe diffusione in tutto il Mediterraneo e che nei primi anni del cristianesimo contese il primato fino a quando poi il cristianesimo prevalse. E noi qui abbiamo un reperto molto importante, che è un mascherone litico di pietra, vedete, contornato da argento, vedete? E questo è qualcosa che risale a un culto precristiano. Stiamo per entrare nella Cappella dei Nobili, dove l'architetto Ruggero ci racconterà qualcos'altro. Questo è il locale della Cappella dei Nobili, che fa riferimento alla Congrea dell'Immacolata. Siamo nel centro storico di Amantea ed era doveroso passare praticamente da un punto di riferimento, ormai un marchio riconosciuto in tutta la regione Calabria e non solo. Siamo da Sicoli e siamo insieme a uno dei titolari. Salve, ciao, benvenuto. Allora, quando si parla del gelato di Sicoli, quando si parla dei Buccinotto di Amantea,
stiamo parlando praticamente dei cult, ormai veramente consolidati nel tempo e soprattutto per quanto riguarda il gelato. Vabbè, diciamo che il bocconotto di Amandea è il dolce tipico di Amandea, diciamo. Io personalmente sento tanta etnia di persone che vengono qui da noi, arrivano tutta la regione, diciamo il bocconotto lo fanno ovunque. Però a differenza delle altre zone, degli altri paesi, quella di Amandea è una ricetta particolare. La classica barchetta di pasta frolla esterna comune, penso sia gli altri, però all'interno c'è un impasto di cioccolato, cacao, chiodi di garofalo, cannella e mandorle tostate, tostate e tritate. Questo caratterizza un po' il bocconotto di Amandea, lo differenziano da tutti gli altri bocconotti. Tutti gli altri. Perché quello di Sicoli è più buono rispetto a quelle? Ovviamente non vogliamo la ricetta segreta, i segreti allora, non si svelano, però perché quello di Sicoli dicono, non lo dico io, lo dicono, che è più buono? Allora ascolti, io non lo posso dire una cosa del genere, perché sarebbe la presuntuosa. Io, da me, c'è una regola, nella selezione delle materie prime. Io dico, se tu ti mangi una pizza a casa, ti fai una pizza e ci metti i prodotti che costano in meno, quello ti mangi. Cioè, quando fai un prodotto da noi, o è il top o non si fa. Cioè, quando noi compriamo le materie prime, o sono le più buone o non si acquistano. Sicoli ormai è un punto di riferimento, come dicevamo all'inizio, veramente per tutta la regione e non solo. Stiamo parlando di tanti e tanti anni di sacrifici. Ma cosa c'è dietro a questo marchio? Qual è stato il percorso per far sì che oggi Sicoli diventasse un cult a livello nazionale? Allora, alla base c'è una famiglia che lavora a testa bassa anche per 18 ore al giorno quando c'è esigenza. C'è una famiglia che ha sacrificato tante cose e c'è la voglia e la volontà, c'è l'amore per questo lavoro. Tu devi sapere che sia questo locale storico, il del 37, era dei miei nonni. Noi ci siamo nati, per noi stare qua 18 ore per noi è come stare a casa. Non è una passione più che un lavoro. Siamo nati qua, è il mio habitat naturale, guarda. Qualcuno sosteneva che se oggi, azzardo in questo, però qualcuno sosteneva che se oggi si parla tantissimo del centro storico di Amantea è anche grazie a Sicoli. Allora ascolto, io penso, non vorrei dire queste cose perché sono cose da dire da presuntuosi, però io penso realmente che Sicoli attualmente è una delle principali attrazioni del centro storico. Anche perché conosciamo tutti benissimo Amantea, una città turistica, una città di balneazione, c'ha veramente tanti scorci molto belli da visitare d'inverno, però d'estate diciamo, arriva al suo massimo splendore, quindi sono tanti turisti che scelgono di venire ad Amantea e poi un passaggio lo si fa anche da Sicoli. Allora diciamo che chi viene ad Amantea ormai viene da Sicoli, qua arrivano pure un sacco di persone dello spettacolo, personaggi importanti. Chi è stato l'ultimo che ti ha colpito? Ho avuto Risa, ho avuto il caporedattore del TG1, Giorgino mi sembra che sì. Ho avuto Carlo Angelotti, ho avuto Reddy Canzer, ne ho avuti tanti, guarda. Carmela Formoso, ce li abbiamo tutti. Sì, ci sono. Ecco, una piccola postilla, perché a noi piace nel nostro percorso a caccia dell'estate, stiamo girando tutti i borghi più belli della regione Calabria e piace l'idea di trovare attività come queste che hanno dedicato la propria vita e il loro tempo a quello che è una missione turistica. Ci vorrebbero veramente tanti altri Sicoli nel centro storico di Amantea. Diciamo che Amantea, a differenza degli altri paesi, c'è un centro storico che, a parte che è bello, non voglio... sono belli pure gli altri, però a differenza dei paesi vicini, la distanza tra la marina e il paese di Amantea, la marina e la zona vecchia di Amantea la puoi fare a piedi, in macchina sono 500 metri. Noi facciamo sempre in macchina, però quindi già questo è un grosso vantaggio. La Amantea sa che manca il centro storico, io dico mancano imprenditori che ci credono. Beh, e adesso siamo costretti ad assaggiare. A caccia dell'estate, quest'oggi siamo ad Amantea, è la volta di Nicola Perri. Ciao Nicola, benvenuto. Buongiorno. Giovane imprenditore, tu che vivi sempre quelle che sono le stagioni estive. Come sono? Raccontici un po' le stagioni estive di Amantea. Di certo Amantea è una delle località turistiche, forse tra le più conosciute della Calabria, perché Amantea è da sempre considerata la piccola Tropea. È un posto che offre veramente diverse soluzioni anche in base proprio
al tipo di persone che frequentano Amantea. Che tipo di turismo c'è ad Amantea? Beh, Amantea ha sicuramente un turismo locale, un turismo anche italiano, ma soprattutto anche un turismo straniero. La maggior parte sono tedeschi. Ma per un turista che si affaccia qui ad Amantea, quali sono, ecco, le peculiarità di Amantea? Amantea è una località veramente marina, quindi la bellezza del posto di Amantea è che si può trovare anche il pescatore che sta rientrando con la barca e che è andato a fare la sua pescata, oppure ci sono tanti sport interessanti, abbiamo un centro storico veramente importante, molto curato. E la bellezza del posto è proprio questo fatto che comunque una parte, soprattutto il centro storico, si estende lungo una montagna e poi tutta la zona marina invece ovviamente si affaccia verso il mare. Siamo sul lungomare di Amantea, siamo col signor Salvatore Bonavita, sì. Pescatore. Sì. Da quanti anni lei fa questo lavoro? Questo è un lavoro meraviglioso. Da 20 anni. Ha iniziato da bambino? Da quindi. Bambino. Mi ha insegnato mio padre. Mi ha insegnato. E com'è la vita da pescatore? La vita da pescatore è un po' triste perché la notte ti deve alzare alle 2, alle 3 e poi deve andare con la lambara a prendere alici, sardi, sgombri, a prendere tutti questi pesci. Poi la mattina viene, tira la barca e noi dopo vendiamo i pesci sul lungomare, vendiamo. Poi verremo a vedere. Cos'è cambiato negli anni? No, lei lo fa da 20 anni, è cambiato qualcosa in questa attività, in questi anni? No, non è cambiato niente. E un poco ci hanno stretto, che ci sono uscite un po' più legge, sono usciti più tante cose, sono uscite, capito? E ci hanno un po' stretto, se no la vita è stata sempre quella. E questo pesce freschissimo, come lo possiamo cucinare, signor Bonavita? Ci dia qualche segreto, allora, qualche ricetta. Allora, paste d'alici, alici ripiene, alici imbarinate, alici tutto detto. Sì, benissimo. Tutto. E non fa ingrassare, no, perché no. Diciamo che le nostre telespettatrici che il pesce non fa ingrassare, ne possiamo mangiare quanto ne vogliamo. Sì, sempre. E sgombro, meglio ancora. Qual è il periodo più pescoso? Ma secondo il pesce. A secondo, ecco. Quello mo che... c'è il periodo dei tonni, 100, 200, 300 kg, tonno penna gialla. Lei ha qualche preferenza? Cosa le piace di più pescare? Per esempio, un pescatore si innamora. A me di tutto mi piace pescare. Basta che io vado con le reti, con la lambara, con la sciabaca, con il sciabachiello. Mi piace tutto pescare. E il periodo, c'è un periodo di fermo invece in cui voi non uscite? Settembre. Settembre, non uscite. Un mese, 30 giorni ci sono. Che vi impongono di non uscire? Non uscire. E invece durante l'inverno com'è? Questa attività si rallenta? No, l'inverno non aggiustiamo la rete. Signor Salvatore, io leggo Borgo Antico Marinaro, che cos'è? È una cosa che l'abbiamo fatto noi, che è caratteristica perché ci siamo solamente noi pescatori qua, ed è caratteristico questo. E perché questo immenso cuore rosso? Ce l'abbiamo messo a posto noi. Per richiamare la gente? La gente. Ognuno che viene qua fa fotografie, tutti quanti, e le mandano pure in America. Forse perché il vostro cuore appartiene al mare? Al mare. Il vostro cuore appartiene al mare. Siamo quasi a ridosso del centro dello shopping, quasi a ridosso di Via Margherita, e in una di queste traverse incontro Uquadararo. Ciao, sì. Benvenuto.
Benvenuto. Piacere. Allora, io sono rimasto veramente affascinato dalla tua attività, perché è un'attività, si parla di artigianato, si è sempre discusso, un po' i giovani un po' distratti dal fatto che i social, TikTok, Instagram, però effettivamente chi fa ancora questa attività, chapeau, che porta avanti quelle che sono le tradizioni di famiglia. Raccontami, com'è nata questa passione? È nata che dopo il militare mi sono messo a guardare mio padre. Quindi è una tradizione che parte fin da papà o dal nonno? Dal nonno, però io il nonno non l'ho conosciuto, diciamo. Non l'ho conosciuto. Io per conto poi che ho fatto il militare mi sono messo a guardare da mio papà come faceva a leggiare e ci è voluto parecchio tempo, diciamo 2 o 3 anni per imparare. In che cosa consiste bene la tua arte? Perché io vedo diverse praticamente giare, si dicono. Giare per una volta per la lamiera, per mettere l'olio dentro. Adesso non li userò più perché questo acciaio ha rovinato tutto quanto. Ma l'olio era meglio tenerlo nei tinozzi di quest'oggi o quelli di una volta? No, è migliore quello di una volta perché? I vecchi dicevano l'olio dentro la lamiera e il vino dentro la botte. C'è mercato, c'è un'economia su questa materia, c'è una clientela che richiede questo tipo di artigianato? Nei periodi di dicembre, gennaio, quando si fanno i maiali, e nei periodi di agosto, quando fanno i pomodori, questi qua. Perché poi tu, oltre alle vedo che ci sono degli imbuti, altri tipi di contenitori, non sei soltanto specializzato No, facciamo pure questi imbuti in acciaio, poi facciamo in rame. Che differenza c'è fra quello in rame e in acciaio? Qual è in quello più consigliato? È per l'olio, e invece quello del rame dicono che fanno togliere lo zolfo quando ci passano il vino, queste cose qua. È più consigliato, sì. Da Mantea è tutto. La prossima tappa lo scoprirete alla prossima puntata. Un bacio alla Formosa. Ciao. È giunto il momento della rubrica musicale a cura del nostro amico Franco Siciliano. Ciao ragazzi, eccoci qua, ritornati dopo un piccolo periodo di pausa, ma siamo con la nostra classifica dance. Era l'anno 1995 e girava una canzone bellissima in tutte le classifiche italiane ma anche europee. Alla quinta posizione troviamo Corona con Baby Baby. Alla quarta posizione della nostra classifica dance del 1995 troviamo W con Dance with an Angel, una canzone fantastica. Alla terza posizione della nostra classifica dance 1995 troviamo Network con Memories. Memories of me and you go on and on. Memories will stay forever with your love. Memories of love. Ai, ai. Dance 1995 alla posizione numero 2. Me and you, today you left me far behind. How could I live without you? Tell me now, forever waiting for your love.
Eccoci arrivati alla prima posizione della nostra classifica dance estate 1995, dove troviamo Everything But Girl con Missing. Bene ragazzi, da Franco Siciliano è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!